Giovedì 23 maggio alle 19.30 c'è stata l'inaugurazione della sede dell'Associazione Culturale Latiano Futura, Caffè Letterario, in via Roma 52 a Latiano. Ai microfoni di Dea Radio, ad illustrarci quelle che sono le iniziative dell'Associazione Culturale Latiano Futura, il presidente Pisso Turris. Presidente, di cosa si occuperà l'Associazione Culturale Latiano Futura Caffè Letterario? Bene, abbiamo già inaugurato la nostra sede dell'Associazione Latiano Futura Caffè Letterario. Spiegherò perché manca una F al caffè. Lo dirò dopo, ma prima voglio parlare che cos'è e cos'è stata l'Associazione Culturale Latiano Futura. L'associazione è nata negli anni '80 per mio desiderio, svolgendo alcune attività ludiche e sportive, da tornei di calcetto femminile, il carnevale latianese. Organizzai nell'82 un convegno sulla problematica degli anziani nel nostro territorio con relativa mostra fotografica tutta in bianco e nero, con grandissimo successo. Ebbe l'onore e il piacere di avere ospite Sua Eccellenza Armando Franco presso la struttura di Don Franco Galliano giù alla Niara. Poi successivamente, dopo gli anni '80, abbiamo deciso insieme ad altri amici di darci una regolamentazione, tant'è che nel 94 ci fu l'atto costitutivo con relativo statuto e per alcuni anni è stato il mio amico Crocifisso Decimo a essere il presidente di questa associazione, svolgendo in pieno e con grande qualità per 3-4 anni la presidenza dell'Associazione Latiano Futura Basket Endas, che raggiungemmo risultati veramente molti non ci credevano. Abbiamo raggiunto la Serie D Latiano, poi per tanti motivi, Pisso Decimo per motivi di lavoro lasciò la presidenza e quindi ho ripreso anche io. Oggi perché la sede? Si ha bisogno a Latiano di un punto di aggregazione, quindi ho deciso a mie spese di prendere in locazione questo locale. Lo abbiamo rifatto tutto nuovo, come ben vedete, gli ospiti dell'altra sera che durante il convegno e l'inaugurazione sono state meravigliati di come è uscito questo locale, che era in pessime condizioni, e quindi questo luogo, questo posto del Latiano Futura Caffè Letterario sarà a disposizione di tutti coloro che vogliono esporre o quadri o fotografie o anche oggetti artistici o lavorativi, tipo abiti da sposa, ma tutto quello che il mondo lavorativo e culturale vuol esporre all'opinione pubblica. Quindi ho già delle richieste per esposizione di abiti da sposa e abiti per bambole e oggettistica che alcune ragazze e ragazzi fanno. Quindi siamo aperti a dare il meglio del nostro territorio, in particolare della Latianese. Caffè Letterario. Di proposito, non ho messo la F, non come qualcuno diceva, c'è stato un errore, no. Noi tutti sappiamo che esistono i cosiddetti caffè letterari, che svolgono un ruolo importantissimo per quanto riguarda la cultura e la presentazione di libri, ma tutto quello che gira intorno. Ma la stragrande maggioranza dei latianesi, e non solo latianesi, hanno timore di varcare quelle soglie perché si sentono non adeguati di entrare in questo caffè letterario molto in, molto chic, molto aristocratico. Allora mi è venuta questa idea: perché non diciamo caffè? Dico, quando io devo invitare un amico, ci apprendiamo un caffè, non è che dico andiamo a prendere un caffè con le due F, no, ci apprendiamo un caffè, quindi un modo diretto, paesano, amichevole, cioè cade tutta quella impalcatura di non penetrabilità del cosiddetto caffè letterario. Quindi io ho tolto la F e ho detto caffè letterario. Naturalmente non faremo mescita di caffè, anche se il locale, la sua destinazione d'uso è come attività commerciale, ma a fianco c'è un bar, noi faremo solamente presentazione di libri, presentazione di poesie, qualsiasi proiezione di DVD, comprerò presto un videoproiettore, poi sarà anche nella stanza attigua dietro la redazione del giornale Libri Pensieri, perché sono anche editore e direttore responsabile di questo periodico, cioè daremo
uso anche il plurale perché tutti coloro che si avvicineranno sono, la sede è aperta a quanti vogliono collaborare in un modo gestionale anche. Noi siamo partiti il giorno 23 con l'inaugurazione, con la presentazione di un bellissimo libro del mio amico dottor Tommaso Mola, che dal titolo del libro Migranti e disabili mentali, che ha avuto un grande successo letterario questo libro qua negli anni, qualche anno fa. Il nostro amico e collega Maurizio Di Stante, il giornalista, il dottor Maurizio Di Stante, è stato eccellente in modo della presentazione, quindi fra poco inizieremo un altro incontro, non dico chi è, ma è un'altra nostra concittadina che presenterà un suo libro di poesie. Ma stiamo già programmando ad altri eventi. Naturalmente la sede darà spazio e voce a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di entrare in quei caffè con due F letterari, perché questi grandi punti di aggregazione culturale, beh, diciamo che favoriscono molto i grandi nomi delle case editrici. Noi vogliamo dare voce a tutti coloro che non l'hanno mai avuta, dalla semplice ragazza che scrive le poesie, dal semplice cittadino che scrive poesie in dialetto o in vernacolo, oppure a colui che scrive in modo letterario. E alla Tiano ce ne sono tantissimi. Io ho già pubblicato sul mio periodico vari autori di Latiano, Gianni Montanaro, Vincenzo D'Alonso, il professor Vincenzo Galliani, Salvatore Settembrini, ma tanti nostri concittadini che hanno la voglia di scrivere e di esprimere, ma non hanno spazio. Ma lo stesso Casaluci, che ho dato la possibilità sul mio giornale, Ivana Mataghiele, che ha scritto uno stupendo libro di Polvere di Terra Rossa, ma ce ne sono tantissimi, ma nessuno, pochissimi di questi hanno l'opportunità di entrare in quei caffè letterari, ma al caffè letterario di Pisso è possibile. Quindi invito tutti coloro che hanno delle idee di venire qua, ci confrontiamo, elaboriamo la proposta e sarà aperta la porta. Grazie. L'Associazione Culturale Latiano Futura Caffè Letterario organizza anche dei corsi di fotografia. Tra le altre cose, iniziative che faremo, oltre a convegni, dibattiti, organizzeremo anche un corso di fotografia e concorsi nazionali di fotografia. Io mi sento orgoglioso di essere rappresentante di zona dell'Unione Italiana Fotoamatori, dove mi hanno riconosciuto come sede associata. La Latiano Futura è associata all'Unione Italiana Fotoamatori come Photo Art Latiano Futura. Perché dico questo? Moltissimi giovani ragazzi o meno giovani hanno la passione della fotografia, come quella che avevo io. Io sono partito come fotoamatore, attraverso quella mia passione oggi ho raggiunto degli obiettivi veramente che sono orgoglioso di averli raggiunti. Mostre fotografiche, concorsi. E ho raggiunto anche l'obiettivo, che qualche altro forse non potrà mai raggiungere, di essere iscritto all'albo dei giornalisti nel ruolo di pubblicista giornalista. Grazie.